sempre. Beh, è giusto piccolo, che sia così. Bisogna piccolo fare. Backstage del nostro Nicola De Sica. Ah, c'era pure c'era il muro di Berdi Bueco perché stava lì. Sì, sì, no, mi piace no, essere no, ripreso. Pronto! E dopo, buona di dopo, ci stai a che ora? In diretta, ci stanno chiedendo a che ora potete mettere in link online questo pomeriggio. Pomeriggio. 14? Sì. Verso le 14. Nel pomeriggio potete... sulla pagina Facebook di Mula di Bari. Senti, noi cerchiamo sponsor per le magliette. Vogliamo sponsorizzare la maglietta? No, 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 perché noi dobbiamo scrivere anche i lupi mangiano le stelle, i tabacchini, capito? I tabaccai, volendo, è la mamma, certo. Vabbè, con calma, non è che calma, non abbiamo fretta. Noi le faremo, però ci serve un artista che completi il cliché del. Conosci un artista? Hai un artista a portata di mano, diciamo. Conosci qualcuno che sa fare i disegni? Eccoci, poi sotto aggiungeremo, giustamente ringraziando, anche i lupi mangiano stellini, tabacchini, e sotto mi tre mie sponsor, okay? Ti piace? Tu non solo fai, ma pur mangiare. Certo, mi sembra giusto. Mi piace i tuoi servizi, diciamo. Caro Gianni, tu non vai a fare la guerra? Perché andare da Zappo che c'ha la mano in grazia, no? Sei un pacifista, diciamo. Com'è? Lo facciamo per 10, cos'è? Ah, ma tu stai lì. Che si dice da quelle parti? Va bene? Chi sta? Ah, chi sta? Chi te deve credere a te? Ma chi sta lavorando? Ah, Gianni sta lavorando veramente. È vero, sta lavorando. Ah, io sento voci di guerra, pure da sta facendo la guerra. Chi magnetta? Ma che numeri sono usciti? Dici due numeri buoni. Dici due numeri? Non ci vuole. Non ci vuole. Giù due scope! Fermati là che mi ricordo! Ciao! Allora, vi ricordiamo... È geloso il suo mestiere, non ci vuole giù. Ma anche no, ma anche arrangiamo i bolliti, questo è vero. Dunque, se volete seguirci, o più che seguirci, vedere quello che abbiamo combinato oggi, lo potete fare attraverso il sito di moladibaritv.it intorno alle 14.30, alle 15, si potrà seguire questa trasmissione. Anche se non ci sono ospiti, non c'è granché, però... Potete vedere la maglietta alla rovescia di Patrizio e poi può vedere anche quello che ha anche l'intelligenza. Ho capito l'intelligenza. Dì, dì. È presente Raffaella Picco? Che bella figlia. No, quando uno è bello è bella. Cominciano a diffondere un pochettino quelle che sono le foto scattate per il calendario. Sa che ovviamente oggi hanno i nuovi calendari. Attenzione che mo le fa vedere. Allora, dove stanno? No, non faccio vedere le foto perché c'è la TV che ho visto che le riprende. Però la cosa è curiosa. No, falla vedere, vedi anche ci stanno. Non ci stanno, non perché poi se no il calendario tu non te lo copri, capito? Allora, sembra Raffaella Picco, persona intelligente. Quando gli hanno fatto le foto, sembra che il regista, quello che fotografo, ha perso più di mezz'ora per convincerla a spogliarsi. Secondo era quella figlia, era convinta che fosse andata lì per fare foto per il passaporto. Sì, cioè, dice, vado a fare la fotografia del calendario. Vestita, che a me è piaciuto vedere, ci vuoi poi all'anno, sono niente. E questo è il fatto, la partecipazione. Raffaella Picco, ma tu con quale parte del corpo ragioni? Con quella... Facciamo un calendario noi, ma... Eccola là. Moby Dick! Sono cose che capitano anche alle star, capito? Dai, alle star? Alle star. Giusto per tornare in tema, star, il brodo che Maria Giovanna sta usando per fare la minestra a mezzogiorno. Sono le 11:25, io farei sentire ancora una volta il vincere che si fosse appena sintonizzato. Sì, musa e azienda, mandateci un messaggio su WhatsApp. La mettiamo di mezzo, come si chiama questa canzone, chi la canta? Bene, questo è il nostro quiz, come ha detto il direttore c'è WhatsApp che si aggiunge al modo per poter comunicare con noi. Stiamo cantando insieme per fare balle. Vedo un po' di tecnologia, sì. C'è una
Notizia Caruccia. Praticamente ci sono dei pescatori che mentre erano insomma lì con la loro barca hanno telefonato ai pesci per farsi. Hanno postato su Facebook, lo diciamo per un po'. Pronto? Pronto? Sì, sì, buongiorno! Anna B! Sì, Anna B! Tu quando fa quattro giri il boom meter, se tu non possiamo sbagliare da te, buongiorno Anna, senti, intercetta, prego, come va, come va? Senti Anna, noi abbiamo un problema stamattina. Sì? Lo so. Qual è? Il coniglio, se lo volete venite qua. Quando fatto, Patrì? No, il coniglio. Mi hanno fatto lo giuro. Cucciolotto, piccolo. Dimmi. Buona fa, è vero. Il fatto che non fosse il mio, il coniglio. Sì, ho capito, ma il fatto che non è non il mio. Non sappiamo se non è il tuo. No, non è il mio. Non lo sai. Io non ho comprato la macchinetta. Ah, ma ti è becca di questo, mi detto. Non può essere il mio. Non fare in gente alla Maradona, che se ne vola di pari ci prende. Sanno è stato preso. Anna, che fai di bello quest'oggi, nell'ultimo giorno forse di estate? Non ho capito. Ho detto che fai di bello in questa ultima in campagna, giornata di estate. Anche oggi? Sì, sì. Ah, in campagna anche oggi, già faccio. Sono in campagna. E Tina? È alla messa. Suora l'hanno... Non sa che cos'è. Suora l'hanno fatto. Beh, è giusto allora, dai. Allora, il dovere che deve fare. Pensavo che l'avessero fatta suora in qualche modo. Allora, Anna! Non lo so com'è. È una canzone. La canzone alla rovescia era. Tutti e molti hanno detto. Occhi di ragazza di Gianni Morano. Vedi che si sta. Ok, Anna B, un bacione. Anna, buona domenica! Salutaci ciao. Simone! Oh Simone! Non c'è sta lavorando, dai! Allora, io di questi pescatori che mentre stavano lì nella loro bella battuta di pesca, su Facebook, per scherzo. Hanno postato un'immagine di un lingotto d'oro al volo sulla motovedetta e l'hanno riportato a riva. Vatti a spiegare che è stato uno scherzo. Pronto? E quelli sì, cercavano loro. Pronto? Sì? C'è nessuno dall'altro lato? Sì, no, ci noi sono. Ci siamo, da parte chi c'è? Ma ci sono gli assassini, padre. Chi è? Porca miseria. Questo non me la... ci sono gli assassini, padre. Possono uccidere il direttore, tanto che ce l'abbiamo a fare. No, dai, i conigli no. Ah, era il tuo il coniglio, quella è la riserva, qua manco quel cavo manga. Bravo Michele! C'è la gallonia, però c'è la fine. Purtroppo un zaglio con che voca ti fa bravo. Ma lo porta con zaglio in giro ogni tanto? No. Perché? No. Ah, hai paura, qualche vocino che va. Qualche giorno lo porta alle cose. Sì, no? Ah, guarda che bello vedere questo. Quindi ti che trova zombando. Ma gli avremo un foro, si suicidia. Suicidia? Caro Michele, stai facendo la guerra là con le macchinette? È una battaglia continua. Secondo me è una guerra aperta. Si dice. È assurdo. Va bene. Caro Michele, tutto a posto? Tutto a posto. Ma il signore è sbagliato. Perché? Perché? Non è di Gianni Morano. Ah, è vero, di che? Che versione? Di Anacoeri. Ciao Michele, buona domenica. Qualche volta dobbiamo fare un traino di questa maniera. No, lo dobbiamo fare, o di Anacoerio, o di chi altro sta mola che canta? Hai amore, ci sono tanti che Gino Palazzo. Il maestro Vito Calepati, un saluto. Anche Gino Palazzo canta la canzone, c'è una canzone che cantavo, non mi ricordo. Anche noi la mattina ci mettiamo e cantichiamo qualche ma è corretto tu e Gino Palazzo? Mora di Bari anticipate per prendere queste cose che dai, sono tutte. Allora, ieri abbiamo avuto anche l'intervista attraverso, durante il programma di Rosa Zotti, dei Senza Meta, che replicheremo, faremo ascoltare a voi tutti quanti nei prossimi giorni, se non proprio domenica prossima, a mezzogiorno e mezza. Allora, squilla ancora il telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Buongiorno, con che abbiamo il piacere? Ciao, questa voce dall'oltretomba. Da dove ci chiami? Dall'oltretomba? Da dove ci chiami? Ah, Mossi! Si sente bene. Dimmi tutto, bella, da quanto tempo? Chi canta quella canzone? Chi? Tu? Pino Sportelli.
Sì, quando mi fai cadere l'audience. In un'altra vita. Mi fai cadere l'audience, Cornelio. Hai fatto cadere l'audience, non li ascolti. Non si dice così alle persone. Le persone vivono tra quelle, pure la gente ci crede e lo minaccia. È come la maglietta alla rovescia di Patrizio. Quello non ci credo. Oh, brava, vedi. È bene che te lo faccio vedere. C'è il video. Anche. C'è il video. Che cosa mi fai vedere? La maglietta di Patrizio. Siamo in faccia protetta. Stiamo riprendendo. C'è Mola di Bari di Pugo, lo sta riprendendo. Vedi, è la maglia, si vede che è proprio alla rovescia. Non è la rovescia, è un basso rilievo. È il direttore che. Oh, brava Corrida, diglielo. A me la buona maglietta rossa, quella nera, quelle sono i colori che mi piacciono, rosso e nero. Non è che giovane, non è che di primo pelo il direttore, se di secondo pelo. Sono di secondo pelo. È un stato garantito, diciamo. O come potrebbe dire qualcuno, sono di contropelo, non è che disgrazia. Ma chi vi ha chiamato tutte e due stamattina? Che stai facendo? Non ci vuoi portare un caffè? Ecco, quindi. No. Sei da fare? Che sto facendo? Sta lavorando? Sì, sì. Le olive sotto il sale. Stai mettendo le olive sotto il sale e poi? E poi? Beh, e ti stai ancora! E non porti una ruota? E non porti una torta di focaccia? Di una... La torta di focaccia è bellissima, direttore. La tua è andata sparita. A chi è? L'amica tua che ti dava sempre la focaccia. No, gliela sparasciuto tutto, Cornelia. C'è stato un fuggi, è vero, di gente che faceva focaccia. Non ci portano più le braccioli, le pugge, né ormai non ci amano più come una volta. Prima ci amavano, adesso ci amano di meno. C'è la crisi. La canzone che la canta Pino, è la giornata.